Passiamo alla politica. Rossi segretario, per ora il congresso non c'è. È freddo il presidente del PD Matteo Orfini all'indomani dell'ufficializzazione della candidatura a segretario del PD di Enrico Rossi, che annuncia terrò diviso il ruolo politico da quello istituzionale. Vediamo con Maria Adele De Francisci. D'ora in avanti, per le questioni che non hanno attinenza al mio ruolo istituzionale, per esempio se si parla di una questione politica che riguarda la regione, è giusto che utilizzi le sedi istituzionali. Se invece parlerò di politica pura, diciamo in questo modo, le conferenze stampa si faranno da un'altra parte. Obiettivo: distinguere il ruolo istituzionale da quello politico. Una precisazione, quella di Enrico Rossi a poche ore dall'ufficializzazione della candidatura a segretario del PD, accolta un po' tiepidamente dai compagni di partito. Il segretario regionale Dario Parrini lo ha definito isolato e senza un chiaro progetto. Rossi non ha ribattuto con i giornalisti, ha preferito parlare di quanto deciso dalla Giunta, dagli 80 milioni di euro, di cui 50 con fondi regionali stanziati per l'assistenza a casa dei non autosufficienti, passando per la sburocratizzazione delle richieste inviate da imprenditori su materie come valutazione di impatto ambientale ereditate dalle ex province. Rossi ha poi lanciato la task force contro le frodi alimentari sul modello di quanto avviene a Prato tra i capannoni cinesi, controlli in collaborazione con le procure di Firenze, Siena, Grosseto e Arezzo, i territori più ricchi di prodotti DOP e IGP. Ci lavoreranno 20 addetti delle ASL più 30 giovani del servizio civile. È un modello di collaborazione tra istituzioni su un punto per la Toscana importantissimo, perché la frode alimentare colpisce il lavoro di tanti agricoltori onesti, colpisce e ferisce i nostri marchi che invece devono essere tutelati.